promise we won't let go. All the things that I need, all the things that you need, you can make it feel so real. 'Cause you can't deny, you blow my mind. When I touch your body, I feel I'm losing control. 'Cause you can't deny, you blow my mind. When I see you, baby, I just don't wanna let go. Back Rush, ma vedi la notifica del coach, allora fai alt F4 più veloce della vita. Bella Beatrix, ciao Joy, bella raga, come andiamo? Tutto a posto? Alta la canzone, va bene, passiamo un po'. Ah, ma so perché è alta, perché in realtà l'audio del desktop è alto. Adesso dovremmo esserci. Beh raga, tutto bene, tutto bene. Oggi non ho fatto la mattina, bella Nakior. Come stai, Nakior? Ho visto che hai commentato su Telegram. Stamattina non ho fatto nulla perché... Allora, sono tante le motivazioni. Un po' perché avevo mal di testa, ma principalmente anche perché adesso penso che sposteremo l'allenamento iniziandolo alle 2 col team, quindi... E finiremo prima. Quindi stavo pensando magari dei giorni in cui fare la coaching, cioè fare le live la mattina, e dei giorni in cui fare durante sempre la settimana, quindi lunedì e venerdì, farli là invece la sera. A me sul gruppo Telegram non ti fa entrare? Bella, ciao papà, ciao papà 01, bella bella. Quindi pensavo di fare fatemi vedere se si può entrare. Sì, a me dice che si può entrare, cioè mi fa... Bella Snowy, bella, bella a tutti raga, come andiamo? Quindi quello che stavo dicendo è che voglio valutare se questa cosa qui si può fare anche la sera, ok? Perché diciamo che potrebbe essere interessante adesso valutare, magari fare dei giorni fissi, che ne so, lunedì, venerdì, lunedì, mercoledì, alternare tipo lunedì, mercoledì e venerdì,
magari fare la mattina, mentre magari il martedì e il giovedì fare la sera. Non so, fare una roba del genere potrebbe essere interessante. Bella Just Three Kids, bella Pigna, ciao Ninjo, bella tutti ragazzi. Guarda quanta gente che la mattina non riesce a venire. Volevo fare una domanda. Io gioco dalla beta, tralasciando che da 4 mesi non gioco a Valorant. Il mio rank massimo è Diamond 2 e ora sono Diamond 1. Non saprei dove trovare un team. Allora, per trovare un team, guarda, non è facilissimo. Più che altro usare magari Discord. Puoi magari, allora, puoi magari provare a entrare nel mio Discord, però penso che comunque il livello non sia, non penso che trovi troppe persone per trovare un team. Più che altro trovi persone per fare ranked, penso. Cosa stavo dicendo? Diciamo che per trovare team, sinceramente non saprei bene aiutarti. So che c'è un disco, c'è un Telegram sicuramente che posso passare. Un Telegram con players dove ci sono circa 3.000-5.000 persone. Telegram dove, che mi sponsorizza anche. Adesso ve lo passo. Anzi, se c'è Nekior sei ancora qua? Bella con Micol. La Pico Gang ha anche un'icona su Valla. Nekior, se riesci passa magari un invito al tuo Telegram. Puoi fare anche un comando per entrare nel Telegram, non players, Valorant players, non so come si chiama. Fatelo passare da Nekior. Nekior, passa Joy in privato il Telegram. Esatto, quello. Visto che giustamente il buon Nicchio mi aiuta. Vabbè, privato, unlucky. In privato 0.25. Vabbè ragazzi, allora intanto cosa andiamo a fare oggi? Anzi, ci sono delle persone che non sono mai state su questo canale? Per il momento ci sono dei nuovi alunni? Così, se ci sono nuove persone magari vi spiego anche. No, non sono 3.000, sono più di 3.000. Metti 5.000. Penso che siano 5.000, ma puoi anche non metterlo. Metti 5.000, ma puoi anche non metterlo. Entra nel gruppo di Telegram di Valorant Italia, che ne so. No, sono, penso che siano 5.000, raga. Grazie mille, Chuba98, per il follow. Benvenuti, ragazzi. Ciao, Jamnix. Abbonda. Bella Nivek. Mamma, sono famoso. Una cosa. Allora, ragazzi. Allora, per chi non lo sapesse, questa è una live in cui non mi vedrete giocare, almeno per il momento, perché potrebbe essere, adesso non voglio fare lo spoiler, ma penso che nei prossimi giorni, forse anche su questo canale, mi vedrete giocare, ragazzi. Vi dico soltanto una cosa, però, se mai mi dovreste vedere giocare per problemi di computer, ragazzi, ma tra l'altro Nivek, mi ha fatto la salva, attenzione. Grazie mille, questo è il resub, giusto? Grazie mille Nivek per il resub. Gentilissimo. Bella copy. Vi dico, se mi vedrete giocare, se mai mi vedrete giocare, e magari anche su questo canale, non per un evento preciso, potrebbe essere, però vi dico già che probabilmente giocherò senza cam. Per un motivo più che altro legato al mio computer, nel senso che ho fatto delle prove su YouTube, sul streaming YouTube privato, e ho paura che giocando con la cam, diciamo che dovrei formattare il computer, devo comprare nuovi componenti, nei prossimi mesi lo farò, ma giocando con la cam diciamo che underperformerei, perché comunque gli FPS sono abbastanza stravallanti. Io sono uno molto pignolo con gli FPS, di conseguenza... poi bisogna vedere se su Twitch cambia qualcosa rispetto a YouTube. Ma se giocherò senza la cam. Super sapere, super cose, grazie Nivek. Ti flammiamo, abbiamo capito.
bello stemma. Quale stemma? Scusami, Ciuba. Comunque, benvenuto, Ciuba. Prima volta che sei qua, no? Ma in realtà potrei anche provare. Bella, sono in casa. Potrei anche provare a streamare con la cam. Però ho paura che vadano davvero troppo giù gli FPS. Quindi se mi vedrete giocare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sarà senza cam. Secondo me senza cam non è tanto worth a parer mio. Lo so. Però tanto se mi vedrete giocare, mi vedrete giocare per un motivo particolare. Però vedremo. No, non oggi. Oggi non mi vedete giocare. Lore Ambro, sono passato solo per dirti che solo giocando sempre in gruppo e aspettando il mio team sto avendo risultati molto più performanti. Non so che cosa vuoi dire, Lore Ambro. Mi sai dire che stai aspettando i tuoi compagni, aspetti i tuoi compagni prima di muoverti e non giochi da solo ma giochi in trade, in posizioni di trade sempre insieme? Non ho capito che cosa intendi. Manco avessi le tette. Mi sento scarso e ho letto coaching, quindi sono entrato felicemente qui. Eh sì, ma è la cosa migliore. Purtroppo oggi non so bene che tipo di review andremo a fare. Potrebbe essere che facciamo la review di un torneo dove c'è anche un team italiano. Però prima di tutto andremo a fare la patch review, ragazzi. Patch review della 1.09. Ah, sono contento, Lore Ambro, allora. Hai visto che allora i consigli che vado a dare a voi in chat con questa veemenza alla fine possono essere utili. Non lo so, oggi ho fatto un game, non sapevo bene che cosa fare in review, magari pensavo di fare la review di quel game, ma non ne sono molto convinto. Nel senso che vediamo un po' come va, non vorrei fare una live troppo lunga questa sera perché poi devo andare anche a dormire abbastanza presto, perché sennò poi domani non mi sveglio. Però comunque adesso facciamo prima la patch review e poi vediamo cosa fare dopo, va bene? Dai Divek, allora, dai cazzo. Passameli. Ragazzi, chi è nuovo della chat, se fate punto esclamativo review, ok, avete la possibilità nel forum, vi spiego anche come registrare il vostro gameplay. Me lo registrate, me lo uploadate su YouTube, Twitch, Drive, dove cazzo volete, e io vi faccio gratuitamente una review, un coaching in live ovviamente, non privato, perché privato è un'altra cosa. In live avrete la possibilità di essere revisionato il vostro gameplay insieme alla chat. Bella coffee. Ciao Resci. Bella, buona serata Lore. Ma la Q di Killjoy come funziona? La Q di Killjoy che cos'è? Scusatemi, io non riesco a mettere che, più che scrivere la bind, perché io ce l'ho anche cambiata. Alcuni player ce l'hanno anche cambiata. Cosa intendi con Q? Quale abilità? L'Allarbot. Praticamente è un... Sì, l'Allarbot, ok. Praticamente ti serve... Principalmente ti serve... L'utilità principale è quella di stoppare e scoutare, prendere informazioni se c'è un avversario in quel punto lì. Funziona un po' a contact, nel senso che tu magari sei dato, poi ve lo faccio vedere, adesso è un po' difficile spiegarvelo così, però voi magari lo mettete in un punto per fare in modo che in quel punto lì, se la gente passa di lì, un po' come le trap del Cypher, se la gente passa di lì, il robot si attiva o lo distruggono e di conseguenza voi sapete che c'è qualcuno lì. Principalmente questo è il senso. Puoi mettere davanti le patch notes? Sì, adesso mettiamo le patch notes davanti, con calma ragazzi. Puoi anche far vedere qualche leak. In che senso, Nekio? Sì, principalmente serve l'obiettivo, quello di fare in modo che la gente, come si dica, la gente venga scoutata, no? Per coprire flank. Bella, Ninjo, a dopo. Ragazzi, intanto vi chiedo, se avete qualche vostro amico che può essere interessato a questa live, volete vedere, fare un commento insieme a me della review, facciamo una review della patch 1.09, la nuova patch, andiamo a vedere anche del gameplay proprio, con la nuova patch, con le differenze che hanno fatto i coreani su questo video qua. E commentiamo un po', vediamo un po' che tipo di cambiamenti potrebbero portare al meta, ok? Oltre a questo...
andremo probabilmente anche a fare una review di torneo. Va bene, quindi ragazzi, se pensate che ci sia qualcuno interessato a questo tipo di live, spammatelo sui vostri canali, va bene? Mi aiuta tantissimo. Come al solito, fate punto esclamativo social se volete rimanere aggiornati su quando andrò live. Penso che anche domani farò la sera, non è ancora sicuro, ma penso che anche domani andrò live la sera. E in più anche gli annunci che ci saranno nelle prossime settimane. Vi dico già che giovedì probabilmente ci sarà un big annuncio. Però per rimanere aggiornati dovete seguirmi sui social. Quindi fate punto esclamativo, qualcuno dalla chat mi faccia punto esclamativo social e seguitemi su Twitter. Seguitemi principalmente su Instagram, ma anche su Twitter per chi ha Twitter. E mi ha aiutato un sacco con i numeri. E continuerò a portare questo contenuto. Va bene ragazzi? Allora, no Twitter soprattutto, povero social. Ma perché nessuno utilizza Twitter in Italia? Beh, l'ha già fatto poco fa social Necro, per quello che non l'attiva. Oppure perché non vale abbastanza quanto Pietrix. Allora. Qua in realtà è un po' dispersiva questa patch, non si mette così. In realtà c'ho qua Liquipedia fatto in questo modo, che in realtà è molto più preciso, no? E almeno fatto così su Twitter si vede molto meglio in realtà. Se volete la possiamo vedere in questo modo, come preferite ragazzi. Preferite dal sito di Play Valorant o dal post di Twitter di Wikipedia? Che hai postato? È uguale. Ma questa musica è un po' noiosa, fatemi cambiare. Ok. Allora, vabbè, partiamo da qua, dai. Allora, cosa principale? Agent updates, Omen. Vabbè, semplicemente hanno cambiato praticamente, è una specie di nerf, nel senso che projectile VFX to better represent Xbox, especially when it's traveling towards your POV. We're keeping an eye on the overall power level of paranoia, but as a first step, wanted to resolve visual issues where players hit with the paranoia par outside of his impact and on the screen. Vabbè, semplicemente hanno fissato un secondo che probabilmente prendeva molto di più. Se andiamo a vedere qua nel video, qua ovviamente è fatto al contrario. L'abbiamo visto prima col team. Sì, dopo lo metto intero per quanto riguarda quello. Allora, vi faccio vedere quello che succede. Questo in realtà sono probabilmente fatte il contrario, nel senso che adesso vi fa vedere. Oh, oddio, ok. Vedete? Semplicemente hanno letteralmente la visuale. Vedete che è molto più piccola. Questa in realtà, anche se è scritto before e after, ma è il contrario. Questo è praticamente quello che si vede. Grazie Falatar Nele per il follow. Benvenuto. Letteralmente è un micro cambiamento, micro nerf, diciamo così, alla paranoia. Cosa lì non è così? No, è buggato. Cioè, più che nerf è più chiaro quanto prende. Dici? Dici che è più chiaro? Ma vediamo un secondo. Sì, in effetti forse. Ah, ok, visualmente. Visualmente. Ok. Ho capito. Praticamente a livello visivo l'hanno fissato. Cioè, letteralmente quella di sinistra tittava anche se eri fuori a livello di cerchio. Mentre quella di destra ti fa vedere realmente come dovrebbe essere. Semplicemente è un fix. Sì, ho capito. Hanno semplicemente fissato una cosa visiva. Perché prima non capivi se ti stava davvero. Non è che l'hanno diminuito il campo. Ok, perfetto. Solo un effetto visivo, va bene. Quindi in realtà è stato più che un fix. Sì. Quella di destra ti stava lo stesso anche se non ti prendeva visivamente.
È solo un fixi viso, sì. Poi andiamo a vedere Jet. Per quanto riguarda Jet, the time between consecutive bars fire use has increased from 0.33 second to 0.45. Darker straw in bars now have the damage fall off that begins. Vabbè, insomma, questo qui penso che sia principalmente un nerf alla ultimate. Infatti se andiamo a vedere dovrebbe esserci l'ultimate. Vediamo dov'è che è. Poi andiamo a parlare dell'operator anche. Dov'è che... Dov'è. Allora, non so se in questo video c'è la parte della jet. Mi sa che non hanno messo la parte della jet, se non sbaglio. Ah sì, ecco, però non hanno fatto nessuna parte visiva. No, non c'è nessuna parte visiva della jet. Ma c'è l'aggiornamento? No, non c'è ancora l'aggiornamento. Penso che uscirà domani, dopodomani, se non sbaglio. Ma in realtà non è proprio un big nerf, nel senso, raga, non è nulla di che è questa cosa qui alla jet. Oggettivamente l'ultimate della jet è abbastanza OP, se ci pensiamo, no? Esce di nuovo domani alle 6, alle 6 del mattino o di pomeriggio? Vabbè, poi abbiamo che cosa? Viper, Fuel. Vabbè, qua gli hanno cambiato semplicemente il Fuel all'inizio del round. Starta direttamente a 50, non più, starta direttamente a 100, non più a 50. Vulnerable debuff applied to Snake Bite. Now lingers for 2 seconds after leaving Viper Acid. Praticamente, se lo andiamo a vedere. Poi vabbè, c'è anche Speed, Move Speed, Double while casting. Vabbè, semplicemente è stato buffato ancora. La Viper, letteralmente, secondo me è un buff. Cioè, ogni volta buffano un pochino la Viper. E li fanno soltanto dei buff. Però letteralmente non prende mai piede. Cioè, nel senso che non c'è praticamente nessuno che la gioca. Non lo so, non mi pare un personaggio che potrà diventare troppo meta in realtà. Più che altro, penso che dovrebbero... È un personaggio che richiede molta skill. Cioè, nel senso, deve avere tantissime ore dietro. E il punto è che, cioè, non c'è un personaggio che può giocare al posto, cioè da tirare via in una lineup e metterci la Viper. È vero, la Viper ti va a fare un controllo di mappa tramite lo Zoo Utilities abbastanza grosso, no? Nel senso che puoi utilizzare la Viper, magari ne parlavamo un po' di tempo fa, magari al posto di un controller, no? Però non è abbastanza. Non penso che un wall di Viper e la smoke di Viper possono davvero garantirti il controllo di una parte della mappa. Cioè, è troppo debole come cosa, secondo me. O no, ragazzi, cosa ne pensate? Beh, io non penso, raga, che non lo so. Non so se è... Cioè, deve esserci davvero un team play dietro, sicuramente. Il danno del fumogeno del muro deve rimanere. Ma a me va benissimo che vengano aggiunte tutte queste cose qui. Ma il discorso è che è un personaggio sicuramente ranked molto... Probabilmente è un personaggio molto molto da one trick. Nel senso, uno di quei personaggi, mi ricordo tipo su Overwatch, erano uno di quei personaggi che per tanti mesi, tanti anni, sono stati dei personaggi molto poco utilizzati. Perché o lo one tricky e ci prendi una value gigantesca, oppure letteralmente non serve a nulla. Perdi talmente tanto tempo a setappare cose, magari studiate, che praticamente non sei neanche più lì a focussarti a sparare. Cioè, capito? Ci vorrebbe un personaggio un pochino più, come si dice, barbons, un pochino più semplice, capito? E Junker ci sono stati con Nicole comunque dei momenti in cui si giocava tantissimo. Però ecco, la Viper non lo so. Potrebbe essere che magari con, pian piano con tutti questi buff poi venga presa in considerazione. Ma secondo me è abbastanza difficile comunque. Giocando con la mentalità che trasmetti nelle live sono riuscito ad arrivare a Platinum 1. Grazie mille. Figurati, Franchino, sono contento. Dai, Franchino, let's go. Ma comunque, come dico sempre, sicuramente non c'entro io. Nel senso, va bene, probabilmente qualche consiglio che ho dato a livello anche di mentalità, di come approcciarsi le ranked, può essere servito. Ma vi garantisco che se voi salite, se voi migliorate, è solo grazie a voi, sicuramente.
Io mi sono studiato tutte le mappe CT e per setappare da spawn va anche nulla, lasciata là. Ma sì, ma perché oggettivamente ci sono dei personaggi. Diciamo che è un personaggio molto... Se, cioè, quello. Puoi fare una cosa e finisce quella. Te la studi e finisce. Ed è molto... È poco dinamico. È un personaggio poco dinamico. Capite? E non penso ne valga la pena comunque giocarlo. Però andiamo a vedere dal video che cosa fa vedere. Quali personaggi consigli per uno che, che è all'inizio? Ma io ti consiglio... Guarda, ti consiglio un personaggio, dei personaggi abbastanza semplici. Ovvero, probabilmente una Phoenix. Penso che possa andare molto bene. È abbastanza semplice. Ha delle utilities che ti permettono anche di curarti. Quindi di base vai a curare, vai a usare a livelli bassi. Vai a utilizzare il tuo wall e anche la tua molly. Principalmente per curarti, per fare self-healing. Ora che adesso la Sage non esiste neanche più. E poi hai una Flash che è l'utilità di base. Letteralmente. È un personaggio che secondo me a livelli bassi può davvero aiutare tanto a capire il gioco. E anche a... ti premia anche se fai delle aggressioni, perché poi se perdi vita puoi comunque curarti. Secondo me è molto forte a livelli bassi per approcciarsi al gioco. Oppure dei personaggi, sicuramente personaggi abbastanza semplici possono essere per esempio il Brimstone e l'Omen. Sicuramente l'Omen sicuramente un pochino più complesso rispetto al Brimstone, ma l'Omen sicuramente più forte del Brimstone. Bene, Nekio. Quindi sul beat ti consiglio magari uno di questi due personaggi. Probabilmente il Brimstone come controller è un pochino più semplice. Ma sinceramente, se devo essere sincero, ho fatto anche una guida, un coaching abbastanza grosso su come giocare l'Omen. Non sono entrato nei dettagli di tutte le cose, ma ho dato molti punti di vista molto generali dal punto di vista di come, più che altro come utilizzare le smoke, qual è il senso delle smoke, in quali situazioni usare le smoke sia da T-side che da City-side. E penso che ti possa che l'Omen possa davvero essere un buon personaggio per iniziare a giocare. Raids easy, sì, ma sono abbastanza sicuro che giocando un personaggio come la Raids vai a finire che troppe volte hai in mano le utilities senza davvero saperlo utilizzare. Perché anche il concetto di tirare la nade in un modo tale da evitare che gli avversari ti possano piccare per quel secondo lì, da quell'angolo lì, è molto molto un concetto abbastanza avanzato. Anche l'utilizzo del bot, io vedo anche molti player a Radiant e Immortal che ancora non hanno davvero idea di qual è il senso del robot con la Raids. Secondo me la Raids non è proprio il personaggio migliore per iniziare a giocare. Però nel senso, ognuno ha la sua. Sicuramente non dovete prendere però l'oro colato quello che vi dico, no? Comunque vediamo. Allora, qua lancia a terra. Questo è il beat, il... come si chiama? La molly. E come vedete va avanti, gli effetti della molly vanno avanti per altri 2 secondi. Praticamente dovrebbero essere 2 secondi, se non sbaglio. Cosa abbiamo detto? Erano, sì, lingers for 2 seconds after leaving by parasite. Immediately dropping the vulnerability debuff, vulnerable buff debun, upon exit wasn't creating the threat we hope for the one when we had it. This change should make the Viper and the team advantage window more realistic as the project. Unique threat on opponent playing all around. Vabbè, nel senso, semplicemente è un buff, è l'ennesimo buff che hanno fatto la Viper. Bella Rage. Va bene, bella Nekior, buona serata. Omen infatti mi ispirava, anche Cypher ha delle abilità interessanti, però è complicato da usare, vero? Cypher sicuramente è un bel po' più complicato rispetto all'Omen, devo dire, sinceramente. Ti consiglio di partire con l'Omen. Il Cypher devi... Più che altro sai cosa? Se ti focussi su Cypher, Allora, il discorso è che a inizio game, cioè quando è la prima volta che tu giochi al gioco, la prima cosa, la priorità che devi avere non è tanto impararti un personaggio, questo lo dico spesso,
questo lo voglio ripetere, non, se voi non avete mai giocato a un gioco del genere, un FPS strategico come questo, come Counter-Strike, non ha senso che vi focussiate troppo su quale personaggio giocare. Cercate di rimanere sul personaggio più semplice, più basic possibile, e andate a lavorare su personaggi che magari andate a lavorare principalmente sulla skill meccanica di gioco, ovvero lo sparare, il capire come muoversi, il capire come posizionarsi, il capire il concetto del trade, il capire il concetto di indietreggiare dopo aver fatto una pick, capire come sfruttare al meglio le informazioni anche a rank bassi, perché molte player non capiscono quanto in realtà a rank bassi sfruttare al meglio e capire al meglio come intendere le informazioni, sia le proprie informazioni sia le informazioni che hanno gli avversari, possa davvero aiutare tantissimo in game. E davvero molte persone non capiscono questo concetto, quando in realtà davvero basta lavorare solo di informazioni. Potete letteralmente lasciare una persona su un site e far saccare quattro persone su un altro site. In ranked è facilissimo fare questa cosa. Bella Manux, state seguendo il coach su Instagram? ragazzi, state seguendo il coach su Instagram? Ditemi. Allora, poi vabbè, questa è la ultimate. Cos'è che dicevamo della ultimate? Viper speed, move speed double while casting. Ok. Viper now fast equips her weapon after casting. Re-equip times vary per gun, but on the average will reduce her weapon down by 4 seconds. Ok. Semplicemente sì, quando casta è un pochino più veloce. Poi che cos'altro ha per prendere l'arma? Sì, è più veloce a riprendere l'arma una volta cassata. Vabbè, la velocità di animazione con cui riprende l'arma. Ci sta. Nulla di che in realtà. Cioè, nel senso, sono dei micro buffs, devo essere sincero. Poi vediamo l'arena, ok. Fire rate bonus decrease from 25 to 15. As a preview fire rate, we felt impressed was too effective when using Eevee's SMG and too fast to master the change in spray pattern on rifles. Quindi principalmente quello che è stato fatto, we hope this change allows to address both issues at once while also having a chance to have a unified fire increase matching brimstone in below that players can learn and master. Sì, praticamente penso che abbiano, sì, vedete, questa è una cosa importante. Questo è un concetto molto semplice, nel senso che prima era al 25%, ok? Adesso è andata al 15%. La stessa, mentre l'ultimate dell'arena è diminuita dal 25 al 15, adesso, quindi il ratio di fuoco, anche il brimstone, in questo caso lo steam beacon del brimstone, è andato dal 10 al 15. Cosa significa questa cosa? Letteralmente si cerca di andare ad avere lo stesso percentuale di ratio di fuoco sia dallo steam beacon. Quindi in generale cercheranno di avere ogni abilità, magari ci saranno altri personaggi che aumenteranno il ratio di fuoco, ogni abilità che aumenterà il ratio di fuoco sarà sempre aumentato del 15%. Perché questo? Perché tutte le persone, cioè tutti i player, possano imparare lo spray pattern dell'arma con quello spray, con quello ratio di fuoco maggiore, sempre dello stesso livello. Perché se voi dovete impararlo con 25, poi con 10%, cioè diventa un casino, no? Penso che torni come concetto, no? Domande? Non ci sono. Tutti che dormono. Ci sta. È sera, sono le 10:10. Tutti che dormono. Corretto. Infatti vedete anche qua. Allora, poi che cos'altro? Weapon updates. Ok, parliamo dell'operator, che è quello più parlato di tutti, penso. Ne abbiamo parlato tanto. Ho fatto anche una storia oggi. Ho ricevuto un bel po' di risposte rispetto al discorso dell'operator. Sì, no, buff o meno. Ma in generale lo spray, qual è il movimento da fare con il mouse per controllarlo? Cosa significa ninja? Hai mai visto fare lo spray? Hai visto cosa succede se tu non muovi il mouse? Come fa l'arma? Rovinata arena? No, non è stata rovinata. Che se di? Anzi, questa cosa qui è una cosa che aiuta arena. Perché dici rovinata? Mica, guardate che questo non è tanto un nerf, eh.
Questa cosa che hanno fatto va benissimo, anzi. Raga, c'era gente letteralmente che... C'erano anche dei pro che letteralmente dicevano: come cazzo faccio a controllare l'arma? Tipo anche con il Phantom, che comunque ha uno spray della Madonna. Ma anche il... Cioè, essenzialmente le AR. Cioè, nel momento in cui ulti con l'arena, non andavi a ultare con l'arena perché letteralmente era molto più complesso sparare. Cioè, era proprio letteralmente complesso. Una specie di T, quindi tu devi letteralmente fare come si chiama? Il percorso opposto a quello che fa l'arma. Quindi se l'arma va su, sinistra, destra, sinistra, per esempio, è un esempio, tu devi fare il contrario, vai giù, destra, sinistra, destra. Però letteralmente quello che ti consiglio è principalmente imparare a masterare i primi 10 colpi, 8, 10 colpi dell'arma, lo spray di 10 colpi, che è principalmente abbassare l'arma di base. Sì, ma con l'Odin tipo non era OP con quel rato di fuoco. Sì. Però il discorso che, cioè, nel senso, qua stiamo parlando. Cioè, è difficile che vai a giocare all'arena e prendi l'Odin, letteralmente, perché c'è l'ultimate. Cioè, capisco quello che vuoi dire. Però, nel senso, poi con gli AR era proprio impensabile. Poi qua anche lo dice che con gli AR era praticamente impensabile giocare con l'ultimate di Reyna. Cioè, non potevi sparare. Vabbè, oltre a questo andiamo a vedere l'operator. Cosa dice l'operator? Increase price from 4.500 to 5.000. Ok, quindi hanno aumentato davvero tanto perché 500 di economy sono tantissimi. Con lo spectro sì, è vero, era abbastanza broken. Più che altro perché rushavi molto aggro e distruggevi tutti. Con lo spectro è vero, lo spectro era veramente forte. Anche se finì subito i colpi. Comunque, qua abbiamo letto un incremento di 500. Sì, la chat è un po' lurk. Come mai non streami di pomeriggio? Non ho mai streamato di pomeriggio, se è un caso, però. Grazie mille, Zizio, quello vero, per il follow. Benvenuto, benvenuto. Grazie, Ven Nix, per il follow. Benvenuto. Mai streamato di pomeriggio, però. Ma. Vabbè, raga, iniziano a spammare. Benvenuti ragazzi, come mai siete venuti in questa live? Da dove avete trovato questa live? Come mai? Ah, ok. Come mai? Beh, sinceramente perché devo lavorare col team. Non spammo, no. Non spammi, non spammi. Perché durante il pomeriggio lavoro col team. Come anche prima non streamavo la sera perché anche la sera di norma lavoro col team. Adesso sto valutando perché abbiamo cambiato un po' la schedule. Potrebbe essere che magari faccia delle giornate, faccia anche delle serate. Anche qua li hai fatti bannare. Dove sei fatto bannare, sto tipo? Zizio, quello vero. Dov'è che ti sei fatto bannare? Ma poi perché ti fai bannare? Sono gestore del gruppo Valorant. Ah. Quindi vieni con Nequir, no? Parli del gruppo Valorant di Telegram. Benvenuto, benvenuto comunque. Perfetto, perfetto. Allora, oltre a questo, cosa stavamo dicendo? Quindi abbiamo parlato dell'operator 4.500-5.000. Poi abbiamo decrease scope movement speed from 76, da 76 a 72. Quindi hanno diminuito il movimento, no? Il movement speed. Quindi siete più lenti quando vi muovete, quando tenete premuto. Cioè, se mirate e vi muovete, siete più lenti. Semplicemente questo. Se mirate con l'operator. Voleva farsi bannare da Morphe, ho capito. Adjust weapon dead zone from becoming inaccurate 30% movement speed 15% becoming accurate sooner become accurate later when stopping. Fire rate reduce from 75 to. Ok, vabbè, semplicemente questo, ok, non puoi super spammare. Questo è letteralmente un micro nerf. Instant equip time adjust from 0,3-0,5 instant equip place after tabbing orb bomb defuse jet cloud boss. Ok, questo letteralmente serve per la jet. Questa cosa qui serve letteralmente per la jet. Perché la jet, ovviamente, sappiamo quanto sia forte attualmente il meta jet più operator, giusto? L'avete visto tante volte anche da Edu. Ma Edu vi dimostrerà che lui gioca quello che volete. Lui gioca il Sova,
gioca l'arma invece che l'operator, e stompa comunque, stompa comunque. E se voi non l'avete capito, dovete continuare a cercare sul suo canale e vedere la mattina quando streama che cose vi fa. Jet più operator in questo modo viene distrutto letteralmente. Non letteralmente, non troppo distrutto in realtà. Secondo me faranno un altro nerf ancora, che potrebbe essere sul dash della Jet, ma è ancora presto. Secondo me questa cosa qui però va a aiutare tantissimo il fatto che la Jet, quello che fa spesso è che magari la Jet picca e poi va a magari usare, che ne so, il dash, oppure va a usare la smoke e poi ripicca subito. Questo evita che questo repick venga fatto così velocemente, perché comunque sono 0,3 tu 0,5 comunque. Leg shot damage decrease from 127 su 120. Almeno con lo scudo da 25 non muori. Sì? Dovrebbe essere così? Siete sicuri? Non ne sono sicuro di questa cosa. Comunque vediamo un po' se c'è qualcosa sull'operator. No, penso che non faccia vedere nulla. Sì, fa solo vedere la velocità, guardate qua. Qual è la tua playlist di Spotify? È troppo bella. In realtà la sento da YouTube, ma comunque sono delle playlist a caso che trovo, letteralmente. Sono 2 ore e 50 di playlist, penso. Il link del video, questo qua? Sì, in effetti sì, hai ragione. Vuol dire che questo non one shot più se ti prende le gambe. Certamente. Che è giusto anche perché questo va a dare più value a che cosa? Se come ha detto anche, lo ci avevo pensato questa cosa qui, come ha detto anche Manux, se voi andate a fare quei jump shot, no? Quei jump shot a mezzaluna che vi permettono di baitare il colpo dell'operator. Se voi non avete full armor potete comunque farlo, e se vi colpisce ai piedi non morite. No? Giusto? Questo che cos'è che c'è? Cos'è che fa vedere? Ha la velocità con cui spara, che è letteralmente un pochino più lenta, quindi può sparare meno colpi alla volta. Vabbè, questo ci sta, perché alla fine che cazzo vai a sprayare con l'operator? Va bene, bella, bella Manux. Ah, questo qui, questo fa vedere cosa succede quando tira la... Vedete, guardate qua. Vedete che ci mette un pochino di più. Poi qua spara. Vedete? Qua li va a tirare via. Qua 127, mentre qua 120. Ok. Vabbè, è un piccolo... Allora, non è un piccolo, è un big nerf sull'operator. Però devo dire una cosa che sinceramente, alla fine, considerando tutto, penso che ci stava come cosa. Penso che ci stava. Il discorso dei soldi, il fatto che adesso costi 500 in più, ti assicura che principalmente in un team non vadano a giocare con più operator. O comunque per giocare con più operator devi davvero vendere, cioè nel senso devi davvero avere una buona economy, insomma. Non è semplice giocare con due operator. E avere 5.000 vuol dire che difficilmente andrai a fare, che ne so, anche andare a fare ti compri uno shield da 400 e ti prendi l'operator. Oppure, cioè lì devi fare proprio delle scelte strategiche. Comunque, se vuoi avere l'operator devi avere comunque 5.000. Significa che davvero difficilmente riuscirai a forzare per prendere un operator. No? Detto questo, ragazzi, io penso che la review l'abbiamo fatta. Io direi che andiamo. Se adesso mi fate cambiare un secondo qua, visto che lo so che vi state un po' annoiando, io prenderei la voce di un torneo che è venuta fuori oggi.
Vediamo se riesco a trovarla. E andiamo a vedere gli Entropic contro i Rock Team, che sono due team pseudo russi. Magari questo no. Adesso però quando si fa lo spareggio, se compri l'operator non compro praticamente nient'altro. Eh sì, non, nello spareggio non puoi neanche comprare l'operator. Però principalmente non è stato fatto per lo spareggio, sinceramente, perché il round di spareggio è talmente situazionale che non si valuta troppo mai. Il discorso è stato fatto più che altro, come diceva Fabius, al terzo round non puoi prenderti l'operator, letteralmente. Allora. Adesso facciamo review di questo torneo, va bene? Ci vogliamo qualche round di questo torneo e ci rinfreschiamo un po' come giocano top team. Qua stiamo parlando di team tier 2 circa, quindi poco sotto ai FunPlus Phoenix e G2. E vediamo un po' come giocano, va bene? Fatemi pure la lente di ingrandimento. Ну и все, террористы, навести двушку на миду, ну и... Allora, prima cosa che andiamo a vedere le team comp, no? Che facciamo sempre questo tipo di analisi. Lo so, raga, che magari sarà un po' noioso, però almeno faccio anche un po' di lavoro mio personale, invece che guardarmi sempre. Fezli, consideri che... Beh, e io parlo dell'Europa, quindi i Fez non sono europei, non ti saprei dire. Penso che i Fez non siano così forti in NA, se non sbaglio. Non vengono mai neanche invitati. Non sono mai stati quasi mai invitati le Ignition Series, se non sbaglio. Forse sbaglio. Però non penso che i Fez siano top in America. Forse sbaglio, non lo so. Allora... NA team tier 4, vabbè, no, dai, non tier 4, dai, non trasciolchiamo così tanto le NA. Comunque, parliamo un secondo, come facciamo sempre, parliamo un secondo delle team comp. In realtà, entrambi i team stanno giocando praticamente letteralmente la stessa team comp, semplicemente con un piccolo swap, ovvero un team gioca il Cypher, l'altro team invece gioca il Killjoy. Diciamo che sono playstyle leggermente diversi. Sicuramente un Killjoy in T-side ti può dare qualcosa che il Cypher è più complesso che ti possa dare, insomma. Poi in realtà, entrando nel dettaglio, il fatto che tu abbia il Killjoy, diciamo che il Killjoy non ti permette, è molto più complesso con il Killjoy rispetto al Cypher tenere il controllo della parte di A su Bind. Se dobbiamo proprio leggere in T-side cosa potete fare voi con Killjoy, beh, letteralmente il Killjoy puoi mettere, come vedete, mette una trappola, scusate, una torretta verso la parte di A, che può essere anche T-spawn o anche verso A lobby, A fuori A, e poi ti mette un altro, in questo caso ti mette l'Alarmbot su C-long. Semplicemente stessa identica cosa che per esempio un Cypher potrebbe fare, letteralmente. Quindi nulla di che. Io sinceramente non sono molto convinto della scelta di giocare il Killjoy qua. Penso che con un Cypher, soprattutto grazie alla cam, si possa prendere molte molte più informazioni in T-side che con il Killjoy, letteralmente. Detto questo, comunque, ragazzi, la comp che si gioca è una comp base, ovvero si gioca la Jett, perché sicuramente è un personaggio che è molto molto forte, con la current patch in city side, come abbiamo visto tante volte, per l'operator, ma in T-side per più che altro questi dash aggressivi che può fare per fare execution sui side principalmente, no? Immaginatevi, l'abbiamo visto tante volte, l'Omn che va a tirare una flash in un angolo preciso, il dash della Jett che follow up il... Cosa mi sono perso? Che game è? Scusami Ninja, non avevo letto quello che avevi scritto. È un game di un torneo, uno dei pochi tornei che c'è adesso, che si chiama Tursat Summer Clash. Comunque vai a fare un dash aggressivo con la Jett, follow upando la flash dell'Omen, e in questo modo vai a prendere di soppiatto gli avversari, letteralmente. Poi gli altri personaggi, vabbè, il Breach letteralmente mandatory nel meta. Chi non gioca il Breach in questo meta
mi sa che non ha molto capito come funziona il gioco, perché il bridge in questo momento è davvero fortissimo e probabilmente lo nerferanno, ma ci sono davvero tantissime flash. Giocare con un personaggio al posto del bridge, che a meno che non giocate una Phoenix che comunque ti dà altre due flash rispetto all'Omen, voi dovete avere il bridge. Il bridge è fortissimo perché le flash funzionano in questo modo, ragazzi. Se voi, se gli avversari giocano metacomp, giocano una flash più tre flash, avete l'Omen flash più tre flash del bridge, giusto? Bella Simoz. Come stai? Se voi giocate una flash più tre flash del bridge, ok, e nel vostro team non avete più o meno la stessa quantità di flash, non dico che dovete per forza giocare il bridge, però diciamo che le flash del bridge sono veramente forti, perché voi potete setappare delle flash sia da default che in execution attraverso i muri. Cioè letteralmente voi col bridge, ne parlavamo l'altro giorno. Tutto bene Simus. Ne parlavamo l'altro giorno in facendo una review di Breach. Ma la forza del personaggio di Breach è che il Breach letteralmente può fare una presenza, può avere value in una parte della mappa. Ve lo faccio vedere magari con Strattat. Cioè voi letteralmente col Breach voi potete posizionarvi in un punto della mappa. Dov'è il Breach qua? Voi potete mettervi in un punto della mappa banalmente, e potete dallo stesso punto potete riuscire a prendere value su più punti, nel senso che per esempio il bridge può stare qua, ma nel senso può mettere tipo, può fare una stun qua, può fare addirittura una stun che prende sia B-door che mid-doors, può andare a fare una flash fuori da qua, cioè nel senso lui può aiutare il mid stando in C-long, capito? Ed è una roba che per esempio con altri personaggi voi non potete fare, cioè con la Phoenix non potete farlo. Quindi in realtà il bridge è abbastanza forte anche per questo genere di aiuto, di supporto che può fare. Letteralmente il bridge è il supporto per eccellenza. È il personaggio che può davvero aiutare i propri compagni a gestire determinate situazioni che con altri personaggi voi non potreste fare. Sì, secondo me sbagliano. Qualsiasi team che non gioca al bridge sbaglia. Vuol dire che non... cioè il bridge è super... Il discorso che stavo facendo è che se ti trovi un team che gioca... Se entrambi i team giocano senza bridge, allora un conto. Ma se un team ha 4 possibilità di flash e l'altro team ne ha solo una, il discorso è come vai a canterare quelle flash. Cioè le flash servono letteralmente a canterare altre flash. Se tu non hai questo lavoro qui è un po' difficile. È un problema di player ed è impatto con quel personaggio. Ed impatto con quel personaggio. Beh, se un player non sa usare breach, deve imparare a usarlo. Cioè, non penso che sia corretto non far usare il breach a un team perché i player non sono in grado di utilizzarlo. Si impara il personaggio. Se no, si cambiano player. Penso. Non è la skill personale, che cos'è? Ma sì, ma infatti è un personaggio di supporto, infatti. Devi trastare molto i tuoi compagni e devi lavorare di supporto. Infatti non è facilissimo impararlo. Devi essere sempre in posizione tale da supportare i propri compagni. Non puoi ovviamente essere andare per primo. C'è una serie di lavori che deve fare il bridge che è abbastanza difficile. Infatti molto spesso succede che magari i bridge giocano, a parte che muoiono magari con le utilities in mano, ma quello che succede è che magari i bridge giocano e magari spesso magari vanno a morire senza andare a prendere value con le proprie utilities, addirittura non le tirano neanche, capito? Diciamo che bisogna trovare una media tra le due cose. Все, террористы, сторона атаки, так скажем, у нас чуть-чуть... Ma il discorso è sempre lo stesso. Poi ti ritrovi un team che gioca con 4 flash e non puoi canterarlo, perché letteralmente se gli avversari... Se un breach ti pescia con 4 flash in faccia, cioè vi fanno un exec, vi fanno... magari un exec con 4 no, però letteralmente magari una flash l'hanno usata in default e poi vi fanno un execution con 2-3 flash, voi letteralmente non puoi fare nulla. Poi le flash in generale sono molto molto forti per canterare anche aggressioni con le utilities, cioè con le ultimate, un ultimate del breach, un ultimate del che può essere, che ne so, l'ultimate della raze,
ci sono tante, tante aggressioni che possono essere. Anche la jet in, in exec la puoi andare a canterare, la puoi andare a canterare con le flash. Se hai soltanto la flash dell'Omen, tutto questo diventa abbastanza difficile. È un gioco dove in, in, in T-side puoi giocare davvero davvero veloce, se sei in grado di farlo. Se fai delle exec a caso, difficile che prendi value. Ma se sai quello che stai facendo in exec, le puoi fare molto molto fast. Le fai bene, gli avversari non c'è modo che possano fare nulla. C'è l'unico modo per cantirarti un exec che loro ti vadano a vedere in custom le, come fai l'exec. Сбасалась по карте. Точка... Sì, è molto difficile le cose che stiamo dicendo. Це уже занята, і тепер п'ятерка игроков команди Entropic будуть проводити вибивання. Це più che difficile, però se non sono super facile da capire. Vediamo un po' cosa stanno facendo. Ah, purtroppo abbiamo skippato i primi 20 secondi di round, quindi è un po' difficile che riusciamo a capire la rotazione e da cosa deriva, no, da parte dei... Сбасалась по карте, точка це уже занята, і тепер п'ятерка игроков команди Entropic Bull. No, dei Rox stanno andando. Ok, hanno stanno andando su C. Penso che di Entropic siano riusciti a prendere formazioni su A. Hanno fatto anche la kill su A. Sì, perché sono 5v4. E sanno probabilmente che stanno ruotando. Quindi non lo so, non ho visto la l'inizio, quindi non c'è la parte iniziale. Vediamo un po'. 3 сотні. Passalась по карті. Vedo che il Sova qua sta andando a... Ok, sta andando ad Abordo, sta andando a plannare. In danno situazione, in principe... Ah, ok, è andato a planare e planna open. Ok, letteralmente questo è un troll da parte di Duno. Nel senso che è andato a planare in una posizione, cioè in un plant abbastanza safe. Cioè safe, in teoria non safe, volevo dire aperto, perché così poteva essere un plant abbastanza aperto in generale da tutte le posizioni, sia da doppie porte, sia da long che da side si poteva vedere abbastanza bene. È un plant multidirezionale, però purtroppo CT non è coperto, nel senso che non c'è una smoke, quindi qua abbastanza grosso il fail che ha fatto Duno in questo caso. Abbiamo discusso quanta value prendi da quelle flash. Cosa sono i Bonk? I Bonk sono un team ninja. Ti è morto Twitch? Le flash le utilizzi per canterare delle aggressioni, le flash le puoi utilizzare per aggredire, cioè puoi fare tante cose con le flash. Puoi prendere spazio, puoi aiutare i tuoi compagni a prendere spazio, puoi togliere gli avversari dello spazio, cioè puoi fare tante cose con le flash. E se le sai mettere bene, le flash del bridge non puoi canterarle, cioè non puoi neanche girarti perché non le vedi neanche arrivare praticamente. Кто должен устанавливать спайк теперь Entropic будут проводить выбивание 5 на 4. Ладно, не флеш, куда путропу. Данная ситуация, в принципе, спайк в любом будет установлен, то есть это 3 сотни. А, нет, кстати, или arriva la flash di supporto. E viene flashato anche lui, penso, sì. È stato flashato dalla stessa flash. Устанавливать спайк теперь. Qua gli hanno sbagliato, penso, il timing. Sì, qua è стато sbagliato principio. Ольга, данная ситуация, в принципе, спайк в любом будет установлен, то есть это 3 сотни. А, нет, кстати, no. Non penso che loro bridge abbia flashato, se non sbaglio. O forse sì, no. Udile una stava. No, penso che questa sia la flash del suo bridge. Se non sbaglio. Vabbè, qua ha flashato e ha semplicemente doveva un secondo aspettare prima di svungare. Svungato un secondo prima, poteva svungare un secondo dopo. E probabilmente non veniva flashato. Остаются не 5-2 вообще, но так очень важно хоть какой-то фраг сделать, там уже 4 фрага для чата. Ну что, ace в первом же раунде или что мы здесь можем увидеть? Ну, польская четверка и Арч, конечно, очень грамотно все сделали, причем непонятно было, куда будут выходить Рокс, попытались пойти по точку А, не получилось. Потом какой-то сумбурный раунд на точку С, посмотрите, сейчас пятерка игроков и просматриваем. У меня просим раунд, и рагаци дей Рокс, Сонинеко, сонно вачену контролю демид. Ее не случилось, понимаешь, хотя вот прям верилось, я думаю, ну тогда... Точно с Айбериан комментирую. Так пока еще не узнаем. Ладно, 1 на 0. Действительно хороший получился раунд у нас. Очень важно, конечно. Ma in cui lingua parlano? Beh, sono russi, è uno streaming russo, quindi parlano in russo. Perché posso abbassarla?
хоть что-то. Ну, и Руссо, прикинь. Что ребята там закупили спектры. Те, кто за атаку, это шериф без брони, ну... Все рациста, Или в абасарла, пока сono russi. Allora, vediamo come prendere informazioni su A, questa è la cosa importante. Allora, vanno a fare un arrow, più checkano dall'angolo, in off-angle, vedono che non c'è nessuno. Non c'è ancora nessuno, prendono informazioni su mid, sanno che ci sono un paio di persone in mid, quindi adesso probabilmente girano. Penso che girino e facciano un sacco direttamente su B, sì. Adesso staccano su B. Letteralmente vogliono fare uno stacco, senza aspettare. Si assomigliano uno il portoghese al russo, non lo so, non penso. Esce in mid, puliscono mid, non c'è più nessuno in mid, penso che adesso rigirino su A. Il problema è adesso capire come fanno a riprendere A, però. Vediamo, sono in tre. Защищать этот поинт, правда, они находятся на подступах, то есть в самом сайте никого не было. Как же туда устремились со всех ног. Никс, герой предыдущего раунда. Никс, говорят, готов встречать. И то, что купили вандал, это хорошо. Очень-очень хорошо помочь. Молсим проверяет позиции, Дина его моментально вырубает, капитан команды пал, и теперь 4 на 4. Но становится боязно за команду Энтропик, и нужно здесь вывязать. Окей, куча ла коза, куча ла эрроре. Qua c'è letteralmente l'errore che hanno fatto. Ovvero loro vogliono andare, riprendono il site, no? E vanno con il drone. Il problema è che due dei suoi compagni, cioè loro sono tutti sul site, sono in quattro sul site. Mentre letteralmente qua il bridge sta seguendo il drone, però è da solo. No, non poteva aspettare il Sova perché il Sova sta dronando. Il discorso è che il Sova drona, ma cosa serve il drone? Cioè, letteralmente il Sova sta dronando, però la jet è andata a high ground, il bridge è da solo, letteralmente c'è una persona che segue il drone. Stanno facendo una specie di retake con una persona, letteralmente. E non ha senso questa roba che ha fatto, assolutamente non ha senso. Adesso hanno fatto partire la flash. Qua cosa sbagliata secondo me che hanno fatto è il timing che hanno fatto con l'arrow e la flash. Sì, c'è un timing sbagliatissimo. Smoke e flash, cioè scusatemi, smoke, arrow e flash sbagliatissimo qua il timing. Nel senso che qua ha fatto l'arrow e poi ha flashato un secondo dopo, cioè tipo due secondi dopo. Invece dobbiamo farlo allo stesso tempo, l'abbiamo visto tante volte. Se timerate la flash più l'arrow, sicuramente questi erano letteralmente morti, cosa che non è stata fatta. Più che altro rimanevano tutti, vabbè, in realtà li hanno scoutati lo stesso, però se andavano a fare la flash insieme all'arro continuava a scoutarli, sarebbe stato meglio. In questo caso comunque è riuscito a scoutarli. Diciamo che non sarebbero, in teoria loro non si sarebbero dovuti far spottare dall'arro, nel senso che doveva esserci uno pronto a tirare l'arro, ecco qual è il problema. Qua ha tirato l'arro, dovevano subito sparare l'arro, che non è stato fatto. Però mettete caso che se avessero sparato all'arro, loro non sarebbero neanche stati spottati. Cosa vuol dire? Non hai capito? Ne abbiamo parlato tante volte, Ninja. Arriva l'arro lì. L'arro va a scoutare perché questi letteralmente non sanno sparare un arro. Se tu vai a tirare una flash nello stesso momento in cui l'arro arriva a terra, loro, perché sono flashati, non possono sparare all'arro. E di conseguenza questi vengono scoutati. Ma non ci sono da un po'. Ah, dici dal live? Vabbè, tranquillo. Ma in realtà l'abbiamo detto un botto di tempo fa, tante volte abbiamo ripetuto. Qua chi è che è sceso giù? La jet. Hai capito? Ну там Nexus, если что, включился, вообще на 0 и сейчас.
пропустит хотя бы один томах, я думаю, что за это, конечно, Интропик его моментально накажут, а потом в последующем будет экономически после этого парня не остановить. Да, видимо, кромпай рано почистил фермяму Куаваки, Санджа Джатарди, Санджа Пазили Унбичи. Посмотри, они сейчас будут забирать клешни. Правда, если они будут дальше поджимать, кого-то вырубят, то будет очень потом трудно оборонять. Не фачилисимо, напрягая на унизизационе, бирался, я абсолютно фачили. И здесь обороне, ой, как важно, в начале, именно начальная фазе. Allora, adesso... Se они будут дальше... Allora, fatemi vedere un secondo il bye, cosa fanno? Ah, i ragazzi degli Entropy che decidono comunque di baiare. Fanno un bye in tre persone, quindi non fanno un bonus round in questo caso. Niente bonus round. A parte Retro e Arch che stanno con l'Armina, quindi hanno comunque possibilità più o meno di baiare al prossimo round. Mentre Molsi ha 4.300, quindi probabilmente potrebbe dropparne due. Ma che è sto bonus round? Ma ci sta che a questi livelli qui si decida di non fare i bonus round. Ci sono un sacco di team che fanno così. Il problema è vediamo come lo... Bisogna vedere come fanno questo round. Cioè puoi anche comprare, ma devi avere l'idea dietro, una strategia vincente dietro. Perché se compri così e poi dopo perdi, è un casino. Infatti l'idea che hanno è che vadano. Vedete che c'è un'idea molto precisa dietro, ovvero tre persone, quelli con le armi, vanno a prendere Cilong e lasciano letteralmente l'Omen in Cilong. Vedete? Quindi adesso hanno tutto il controllo di C. Questa cosa qui viene fatta perché letteralmente stanno giocando, se vedete, loro stanno giocando in A retake col Cypher, no? Il Cypher sta giocando retake su A. No, vedete, ha tutte le utilities qua. Quindi non ha più le utilities su B, su C come era prima, ma è su A. E loro adesso voglio vedere che cosa andranno a fare. Perché B sicuramente c'è bisogno di qualcuno che holdi, perché non ci sono le utilities né su B né su due porte. Quindi sicuramente ci sarà bisogno di sapere, di avere una persona che sappia, abbia informazioni qua su doppie porte, e una persona che abbia informazioni anche su B. E vediamo come vanno a posizionarsi. И здесь обороне, ой, как важно в начале, именно в начальной фазе раунда, не потерять своих игроков. Стоит, кстати, рассказать о том, что Джет, которая Б, вот она сейчас попыталась перестреливаться, судя по всему, потому что уже дэшнула. Кстати, видите, adesso hanno l'informazione che ci sono due persone in mid, vanno a smoccare doppie porte, partono con entrambi i droni. Та же самая вражеская Джет могла бы дэшниться, немного повезло сейчас то, что Джет за защиту все еще жива. Представляешь? Hanno l'informazione che c'è un Sova e che c'è un Breach su B. Это было бы вообще не очень. Джет за атаку 93 хп. То есть тоже далеко не фонтан. Я прям представляю, как знаешь, он отдает. Элори не сяну мову, Сиван на ноль Джет. И, здравствуйте. Это следующие раунды можно вообще забыть сразу же, мне кажется. Ну, них здесь у нас используют ультимативную. Molto lentamente, in contact. Probabilmente penso che adesso abbiano preso l'informazione perché gli hanno spaccato la cam. Sì. La Killjoy ha spaccato la cam al Cypher. E appena la cam è stata spaccata, qua parte l'aggressione. Cioè parte la rotation, guardate. Spacca la cam, rotation a parte della Jet. Parte la smoke in CT. Parte... Ah, c'è soltanto lo stun. Ok. Arrow su site, la Jet viene scoutata, viene sia flashata che gli viene fatta l'arrow. Se muori dovresti avere almeno 2k così da poter full comprare anche il quarto round. Sì, quello ovviamente come dovreste fare il ranked. Poi come ho detto qua a livello di team si possono fare tante cose, dipende molto dalla strategia. Non è che bisogna per forza fare ogni round e bonus. Cioè ogni terzo round e bonus. Qua ha sbagliato Nyx sicuramente ad andare a pushare così aggressivo da solo. Qua c'è un trade. Situazione di 3v3. L'Omen, guardate qua cosa ha fatto l'Omen. L'Omen è andato a smoccare la torretta. E poi adesso è in flag, quindi non se l'aspettano neanche. Ecco la torretta, vedete come la torretta può essere letteralmente canterata dall'Omen, che può flancare e prendere dietro. Infatti è così, forse non se l'aspettano neanche questo Omen. Vediamo. Ma non penso che se l'aspettino. Infatti non se l'aspettano. Fanno la flash, fa la pick. Adesso probabilmente smoccheranno long. Smocca long. Arrow per prendere informazioni. Sanno che c'è qualcuno sotto. Beh, lui è isolato dall'altro. Probabilmente lo uccideranno. Infatti così. Grazie mille Mate in 2 Dio per il follow. Benvenuto. Vogliamo il VOD review dei totem. Ma se un nuovo account? Un nuovo account fake? Probabilmente. No, non ci sarà la VOD review dei totem quest'oggi. Anche perché sono abbastanza stanco. Probabilmente si farà
si farà. La farò magari, chi lo sa, farò magari anche magari dei pingue nelle prossime settimane, chi lo sa. Vedremo. Sicuramente se può essere interessante. Слушай, дай это 3-0. Ой-ой-ой-ой-ой. А что там с тем самым оператором, который был в атаке? Ma questa musica comunque è imbarazzante. Che cazzo è sta schifo? Ok. Yo, Heart. Он, так понимаю, даже не выстрелил. Нет, вот... Quella del count e la torretta. Beh, ci sta, alla fine una smoke. Molto semplice come roba, per cantare la torretta. Оператор был у Биска. Late night VOD, yeah, man. But I'm done. Because I'm really, really tired right now. It's all the day long. Like, I work all the day, so... I think I'm gonna stop here soon. Оператор был у Биска за атаку, теперь он у Старкса. По-моему, они не брали оператор за защиту. Да, да. Было три вандала, два спектра, да. Сейчас оператор перекочевал к Никсу. Но вот тут польский легионер. Ну, в принципе, наверное, даже уже не легионер, потому что это польская четверка и один. Видимо, он крокус рано поступил. Никс он проверяет позиции. Здесь пока что он никого не находит в свой скоп. А в принципе, атака... You're pushing yourself to the limit, man. No, no, no. I'm okay, I'm okay. Закуп, вот можно оформить где-нибудь entry и побыстрее там форсировать события, чтобы прожать одну из точек. Опять же, напоминаю, что у нас три поинта. Здесь, конечно, Никсу повезло, но благо у Стэдди был шлиф на руках. Вы видели, рапирал секунду, не раунд прима. Come ha fatto l'omen a saltare il bot? Ah, non c'è proprio spazio. L'ha tippato, ok, ha tippato il bot. Fatti vedere. Ha tippato il bot. Sì, ha tippato il bot e si è smoccato la torretta. Torretta здесь пытается его отзонировать. Ну у него спектр на руках. Ma ci sa per flancare così. È l'unico che può fare questo lavoro qui. Va bene ragazzi, io comunque mi sa che stoppo qua. Ninja, mi sa che ti devo salutare. Penso che ci vediamo a questo punto qui. Vediamo se riusciamo a fare domani mattina. Probabilmente faremo domani mattina. Mi raccomando, seguitemi sui social. Scusatemi raga, ma sono tipo super tired. Non pensavo di essere così tardi la sera così. Penso che sia meglio che domani facciamo la mattina che la sera, che sto letteralmente morendo. Ci becchiamo domani raga, va bene? Non ci sto neanche con la testa per fare questo tipo di review in questo momento. Bella boys, ciao a tutti. No dai, non addio Ninja. Alla prossima.